Ciao a tutti amici di Esperienza Mobile, oggi siamo insieme a due accessori di casa EasyHack che ringrazio per avermi dati in prova durante questa estate. Non sarà una vera e propria recensione, più che altro vi mostrerò un po' i prodotti e vi dirò le mie impressioni. Come sempre, prima di cominciare, bel pollice in su, condivisione e iscrivetevi in tanti, mi raccomando, al canale. Metterò subito anche il link, ve lo dico in descrizione, per l'acquisto di questi due prodotti molto interessante, dall'ottimo rapporto qualità-prezzo. Link ovviamente, partite dal link per dare una mano al canale. Allora, cominciamo dalla power bank, che è più veloce. Power bank da 10.000 mAh, come dice il nome, infatti PB10000CF. Allora, andiamo ad aprire. Ecco qua, in confezione trovate anche un cavetto USB, micro USB, che ho già tolto. Adesso ho reimpacchettato tutto veloce per questo video. Questa qua è la power bank, vedete, abbastanza grande. Sarà circa un 13 cm, 14 di altezza, circa un centimetro e qualcosa di spessore e un 6-7 cm di larghezza, quindi però non è tanto pesante, abbastanza leggera, bella anche esteticamente. Qua abbiamo l'ingresso micro USB per caricarla, qua in alto abbiamo le due uscite USB, tutte e due da 2.1A, e qua abbiamo il LED. Col doppio clic di questo tastino si accende la torcia. Singolo click ci dice la batteria residua, abbiamo quattro piccoli LED e ripeto, qua abbiamo le due uscite. Allora, su 10.000 mAh l'ho provata spesso anche in casa per fare più ricariche, l'ho usata circa 7 ricariche piene. Diciamo che ho fatto una prova con vari telefoni e su batterie mediamente da 2-3.000 mAh mi faceva due cariche piene e mezzo con 3.000, quindi, perché l'ho provata con lo Stonex, con il Meizu, quindi tutte batterie da 3.000 mAh, e diciamo che effettivamente ne ho riscontrati circa 7.500-8, non di più. Ovviamente io lo carico sempre col telefono, quasi sempre col telefono spento, quindi 8.000 con il telefono completamente spento. Se lo caricate col telefono acceso, oltre ad essere una ricarica un po' più lenta, diciamo che ne farete un po' meno di due ricariche e mezzo, ne farete due magari di un telefono con 6.000 mAh. Comunque, per quello che costa, circa 20 euro su Amazon, la consiglio. Non è fra i più grandi che ho visto per questo amperaggio, quindi ci sta, non è affatto male, ripeto, link in descrizione. Andiamo a vedere la cassa, questa potrebbe interessare a molti. Vediamo un po' la confezione qua dietro, le specifiche. Allora, il tempo di ricarica qua dice 2-3 ore, col mio alimentatore da 1A8 ce ne metto circa 2 effettivamente, quindi si carica abbastanza velocemente. Tempo di, diciamo, di talk time, quindi tempo di parlata tra virgolette col Bluetooth, 5 ore, ed effettivamente io non ho usato come via voce per la macchina, però di musica 5 ore fa senza alcun tipo di problema, col volume a metà, volume massimo magari fa qualcosa di meno, e la potenza è 3 watt. Devo dire che non è affatto male per delle casse così compatte. Adesso andiamo a vedere un attimo le dimensioni, che sono il suo punto forte. Eccola qua, veramente piccolina e compatta, dalla confezione sembrava più grande, e abbiamo anche un cavetto particolare, perché è micro USB, cioè qua abbiamo USB, micro USB, e qua abbiamo micro USB jack da 3,5, quindi dotazione strana. Avrei preferito un cavo doppio jack separato, però questo è quello che c'è, ma comunque i cavi doppio jack si trovano ormai veramente facilmente, tanto vale magari comprarne uno di qualità migliore di quello della rotazione. Ecco qua la piccola cassa, vedete, per accenderla tasto on off. Qua abbiamo, intanto vedete che c'è anche un bel LED blu qua sotto, abbiamo uno slot per inserire micro SD per leggere quindi eventuale musica da micro SD. Qua abbiamo l'uscita per le cuffie, micro USB per la ricarica, microfono, infatti l'altoparlante fa anche da speaker Bluetooth per il telefono, tasto di risposta alle chiamate e anche di pausa e avvio, tasto per collegare il Bluetooth, e salta canzone, insomma alza il volume tenendo premuto e avanti e indietro per le canzoni. Adesso lo colleghiamo velocemente a questo Stonex, che non l'ho ancora collegato qua, perché l'ho usato durante l'estate con altri telefoni e con lo Stonex pre-serie. Allora, Bluetooth, attiviamolo, vediamo qua se mi ricordo adesso, ok, l'ho già trovato.
In teoria dovrebbe accoppiarsi facilmente. Ok, connesso, quindi ovviamente qua adesso lampeggia per dire che è connesso. Comunque veramente semplice, avete visto l'accoppiamento. Andiamo su musica. Sentiamo la solita Venice Beach. Sentite la potenza, veramente interessante. Buoni anche i bassi per queste dimensioni. Il suono è bello, sembra circa 360 gradi, non è affatto male. Possiamo alzare il volume anche dalla cassa, adesso al massimo. E così cambiamo canzone. Insomma, veramente notevole la potenza di queste, diciamo, di queste casse. Così piccole, anche queste non costano, siamo sui 25 euro mi sembra su Amazon, ripeto che il link è in descrizione. Devo dire che fra quelle che ho provato ultimamente questa forse è il miglior rapporto fra dimensioni, potenza e funzionalità generali, quindi nel complesso mi sento assolutamente di consigliarla. Ripeto che non sono un esperto di musica, ma per un utilizzo medio, amatore, così in spiaggia, a casa, per sentire qualcosa va veramente più che bene, anche comodo da portarsi dietro. Quindi per questo video era tutto. Se vi interessano, ripeto l'ennesima volta, il link è in descrizione. Noi ci vediamo nei prossimi video. Un saluto da Lorenzo per Esperienza Mobile. Ciao!